Quello che volevo dire è che mi sono andata a riguardare il video di ieri sera e si è interrotto a metà. È che io e Alan usciamo di casa perché abbiamo delle cose nostre, non abbiamo un imprenditore sopra di noi. Però nel mio caso, intanto in azienda con 320 dipendenti, l'azienda è chiusa, ovviamente, tutti messi in sicurezza. La macchina è ferma, io parlo solo con i miei dirigenti, quindi io mi confronto con 5, 6, barra 7 persone al giorno e tutti comunque siamo a distanza. Nonostante tutto, io quando arrivo a casa, lascio le scarpe fuori, vengono subito prelevate e disinfettate in lavanderia. I miei vestiti arrivano in casa e messi subito dentro una catenella disinfettata, non vengono messi in lavatrice con altre cose. Cioè stiamo adottando veramente tutti i criteri per non portare. Che anche lui adotta tutti, mascherina, guanti, non tocco, non faccio. Arriva a casa e si dimentica, abbraccia i figli, se li fa venire vicino. No, io non sto scherzando, io leone d'impulso tende a venirmi vicino. Appena lo vedo a 1,5 m, gli urlo quasi, stai lontano. Te, potete capire anche la difficoltà che ho comunque nel non potermi avvicinare ai miei figli, ma neanche mio marito mi avvicino. Io non lo so cosa fa di giorno lui. Cioè, noi dormiamo in un letto vicino, ma io l'ultimo bacio. C'era ancora la canzone. Na, 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 svegliatevi bambini. Non me lo ricordo più. È perché bisogna stare attenti, è inutile. Mi lascerà perché non faccio i miei doveri di donna. Com'è? Morto un papa, se ne fa un altro. Io so con chi parlo di giorno, come mi comporto, cosa tocco e cosa non tocco. Io lui non lo so. E quindi, anche se viviamo insieme, non è come prima che ci abbracciavamo, cioè comunque manteniamo le distanze. Secondo me mi lascia perché non faccio i miei doveri coniugali. Ieri, credo, su Rete 4 parlavano proprio strano, infatti ho detto già in un momento così, parlavano dei divorzi che stanno mettendo in atto perché i coniugi stanno schiattando. Va bene, una risata, vado a lavorare. Ciao. Vi dico già alla fine di questa tragedia, tanto tragedia per quante persone si stanno ammalando e morendo, che è la prima. La seconda è quella economica e la terza è quella delle coppie. Ci saranno veramente un bel scoppio, coppia che scoppia, per non parlare degli adulteri e di coloro che facevano andare avanti le coppie perché dietro se la divertivano. Quelli perdono la moglie, ma anche l'amante perché è incavolata che non la possono più andare a trovare. Un delirio, un delirio. Faccio vedere il mio pranzo, ragazze. Il mio pranzo. Eccolo! Il mio pranzo sono questi due bei panini che io mi concedo con
con la maionese. Allora, diciamo che in un momento di tragedia, proprio tragedia, tutto per tutto, ormai l'ho già detto, psicologicamente, tutte le mie regole alimentari sono cadute. Tutto quello che io non mangiavo ormai da tempo, tipo la maionese, me la succhio col tubetto, cioè proprio la prendo e me la succhio. È caduto ogni rigore che mi ero data negli anni. Buttati via, mi interessa più niente. Mangio tutta la maionese anche. Per dirvi che nonostante mangio, è ovvio che non faccio il pranzo, non ho tempo di andare a casa, poi non voglio comunque cioè mi chiudo qua dentro, sto qua dentro fino a sera. Nonostante mangio tante schifezze, stamattina in doccia mi sono accorta di avere le costole fuori, le gambe di quando avevo 12 anni, guardate. Il punto vita è diventato così e peso 48 kg. Generalmente io sono 51, perdo chili ogni giorno. Più problemi risolvo, più perdo chili. Pazzesco, pazzesco. Gli animali non trasmettono nessuna malattia. Importante. Quindi diglielo anche tu, Shiri. Noi animaletti
non portiamo nessune malattie. Diglielo, vieni qua dalle mie follower, glielo dici. Tutto quello che raccontano sono delle stronzate. Anzi, noi curiamo la malattia, quella della solitudine. Quindi chi ha la fortuna di avere un bel animale in casa, io vedo mia nipote che ha avuto anche la febbre, quindi lei è in quarantena da, e dice mi salva la vita Pampero, perché comunque quando hai un cagnolino ti fa compagnia. E quindi tutto quello che dicono che gli animali portano malattie sono dei cretini. Gli animali curano le malattie, quelle del cuore, ma non solo in emergenza coronavirus. Io lo dico da quando sono nata che curano le malattie del cuore, averne. Anzi, sono migliori di noi. Ciao. Quindi, amore mio. Guarda, com'è ribella qua. Dov'è? Qui. Guarda qua. Come, com'è ribella? Ma che caffone schifoso, maledetto di un uomo merdoso, ti prendi anche. Com'è ribella, mi ha detto. Ma no, ma intendevo in questo, cioè quando eri giovane, che avevi 16 anni, quando ti venivi. Ti stai scavando la fossa da solo. Ma è vero. Come quando ero giovane, io sono bella. No, sei bella e giovane, cioè giovane no, insomma, tant'animo. Ma vi rendete conto che noi veniamo spazzati via così dagli uomini? Com'è ribella? Ma no, amore. Stanno scrivendo tutti che sono bellissima, più oggi che ieri. Arrivi fuori tu com'è ribella. No, per me eri bellissima. Cioè, se, eri bellissima. No, eri giovane, Ero giovane. Allora, lo dicono ultimamente, girano dei video, lo dicono in televisione. Comprate, mangiate made in Italy. Io non voglio boicottare il resto del mondo, lontano da me il pensiero, però posso dire che condivido un pensiero: mangiate made in Italy e comprate più roba italiana possibile, visto come si stanno comportando i signori fuori dal nostro stivale. Guardate le serre di barbieri, io mi emoziono, non sto scherzando. Cioè, quando io dico che ci sono ancora delle aziende che è dal produttore al consumatore, è vero, eh? Guardate l'immensità. Io sono qua, adesso vado a staccare dei cipollotti perché mi è venuta voglia di cipolla e me li mangio. Cioè, dal produttore. Un po' di cultura agricola, si dice, amore. Io gli ho chiesto: ma amore, questo cos'è, carota? Mi ha detto no. Si vede anche finocchio. Quindi adesso ti faccio una domanda, amore. Questa è pronta sulla tavola quando? Una ventina di giorni. Tra 20 giorni voi mangiate quello che io adesso vi sto pubblicando qua. No, ma guardate che spettacolo. Finocchietto. Io sono sicura che molti bimbi non hanno. Non è. La volete vedere una nutria? Eccola. Nutrietta. Stai mangiando? vorrei riprendergliela bene, ma se mi attacca. Eccola. Guardate che codona che ha, eh. Dove vai? Eccola, guardate com'è nuota, pazzesco. Dov'è? Ho perso. Adesso ti precedo qua, tanto arrivi. Eccola che sta arrivando. Arriva. Oh, non è che mi vuoi attaccare, perché ti sei fermata lì in mezzo? Che spettacolo. Allora, quando dico dal produttore al consumatore è questo, allora se noi non fossimo parenti saremmo dei ladri. Cioè io vengo nella serra e mi sparano a vista. In realtà siamo parenti con Barbieri, quindi Barbieri lo so che tu mi vedrai, però te la pago, ok? Giuro. Come si fa, amore? Intanto la ruba, poi te la pago. Questa io adesso vado a casa, me la faccio lavare e me la mangio, ma non ho proprio questa. Aspettate.
Allora, questi li ho presi per Lady Spank. Tutti per Lady Spank. Questi li ho rubati a Barbieri perché adesso a casa con i bambini faccio un orto e quindi li pianto. E fra quando saranno da mangiare, amore? Ah, fra un mese. Fra un mese e mezzo diventa grande come questo. Sì, 40 giorni. Gliel'ho rubati. Barbieri, 8 te ne ho presi, metti in conto, dai. You're the color, you're the movement and the spirit. Delisa, mi porti un foulard per Leone? Sì. Guardate, tutte logate. Noi facciamo la merenda fuori con i squali, con i squali. Papà? No, ce ne sono. Io per te non la... Tu mi hai detto lì, solo l'arancia, papà. Ma guarda, guarda loro. No, è pronto. Io lo dico sempre, la natura ti salva la vita, anche in tempi non sospetti, è una grandissima fortuna questa. Penso alle persone che sono chiuse dentro un appartamento, soffro molto, la natura ti salva la vita, non c'è niente da fare. Ce l'avevano regalata a Ma Dubai. Ginevra, cosa stai mangiando? Mangia. Ciao Lalla. Allora guardate, adesso poi in molti stanno facendo la siesta, in molti cani, appena vedono che siamo qua che facciamo la merenda, arrivano tutte, la Stella, la Lalla, la Betty, la Malè, che voce che hai figlio mio, ma dove vai? Ma perché ha tutte le mani nere il tuo figlio? Perché abbiamo fatto il fuoco, Alan. Il fuoco uguale foligine, foligine uguale nero. Dopo vi faccio vedere un masso di fiori che mi è arrivato da Barbieri e riderete per... Vi faccio ridere un po'. Cioè, non abbiamo voglia nessuno di ridere, ma provo di farvi ridere un po'. È bellissimo. Thank you.
ti avrei tolto tutti i vestiti, se soltanto io avessi potuto.